c'era ieri al dibattito sulle vaccinazioni, ha notato appunto come questi temi siano diventati ultimamente molto, molto caldi. Ieri, ad esempio, abbiamo compreso che le vaccinazioni, i vaccini non sono solamente una questione medica, ma sono una questione che politica, sociale, anche economica. E quindi è interessante questa continua compenetrazione fra aspetti scientifici e aspetti sociali. E il libro di Codagnone e i colleghi continua su questa linea. Scienza in vendita, un titolo abbastanza provocatorio, parla appunto di queste continue compenetrazioni fra la scienza, la politica e la società. Non mi dilungo, do subito la parola al professor Codagnone, che è professore all'Università di Milano e anche all'Università di Barcellona. Grazie Gianpietro e grazie agli organizzatori per avermi invitato. Dunque, perché il titolo è provocatorio e io dirò anche alcune cose un po' diciamo radicali, prima voglio fare una premessa. E la premessa è che questo libro è il frutto non solo di un'elaborazione teorica e concettuale, ma è il frutto di un'esperienza più che decennale da parte dei trautori con le mani in pasta, nel senso che noi abbiamo lavorato dentro o da dentro o come esperti esterni per delle organizzazioni pubbliche, in particolare per le Nazioni Unite, molto per la Commissione Europea e per alcuni governi nazionali. E quindi questa è una riflessione da un certo punto di vista non solo teorica e concettuale, ma è una retrospettiva basata su un'esperienza diretta. Io, così come i miei coautori, abbiamo fatto parte di queste commissioni miste dove ci sono degli esperti che vengono dal mondo della ricerca, rappresentanti degli Stati membri, la Commissione Europea. Giusto per farvi un esempio, chi di voi fuma e ha di fronte un pacchetto di sigarette, gli esperimenti per definire le immagini che avessero il maggiore impatto emotivo li abbiamo fatti noi, io, i miei due coautori e un altro team di ricerca. Ed è stata un'esperienza paradigmatica, è stato forse nella mia carriera è stata la ricerca più difficile che abbia mai dovuto fare, in quanto sottoposti a pressioni varie sia dal lato della Commissione sia dal lato della lobby del tabacco, e un caso paradigmatico di come tra virgolette la scienza venga tirata per la giacchetta quando ci sono in ballo grossi interessi politici, perché anche se noi parliamo di politiche pubbliche c'è sempre politica, da un lato gli interessi economici delle lobby del tabacco, dall'altro gli interessi di carriera di chi adotta una politica pubblica, perché non c'è niente di male a dire che chi adotta una politica pubblica, oltre a volere eventualmente raggiungere dei benefici per i cittadini e per la società, ha delle sue ambizioni di carriera, e quindi da un lato e dall'altra noi eravamo in mezzo e venivamo tirati affinché quello che dovevamo scoprire favorisse una o l'altra parte. È stato molto difficile mantenere la nostra indipendenza scientifica, lo abbiamo fatto, siamo andati a un incontro io e il professor Gaskell della London School of Economics, dove a un certo punto abbiamo detto che a seconda delle leggi in vigore avremmo dovuto aprire le nostre mail, e dalle nostre mail sarebbero venuti fuori tutti i tentativi di influenzare il disegno dello sperimento, e a quel punto ci hanno lasciati lavorare. Poi abbiamo lavorato scientificamente, abbiamo trovato dei risultati che sicuramente hanno accontentato la Commissione Europea. Inoltre quello che voglio dire è che questo libro abbiamo cercato di scriverlo in maniera che fosse trasversale alle diverse posizioni politiche, per cui alcune delle cose che dirò dopo non dovrebbero essere lette come a favore o contro una certa posizione, e da prospettive diverse, nel senso che Francesco Bugliacino è un economista sperimentale, Giuseppe Veltri è uno psicologo sociale, io ho iniziato come economista alla Bocconi, poi ho fatto sociologia in America e poi negli ultimi anni sono un po' tornato alle origini e mi occupo anch'io, insomma, di esperimenti, quello che viene chiamato behavioral economics, ovvero
l'economia comportamentale, che è un modo di studiare l'economia da un punto di vista psicologico, per dirla in maniera semplice. Oggi voglio partire inizialmente da... l'altra cosa che voglio dire è che non siamo relativisti e non siamo dei postmoderni. Noi tre lavoriamo sempre secondo il metodo logico-deduttivo e facciamo degli esperimenti, ma siamo critici, sicuramente non siamo dei positivisti, ma non siamo a favore del relativismo e che la scienza non conta niente, ma siamo, abbiamo scritto questo libro come un atto d'amore verso la nostra professione, ma anche verso la politica, perché alla fine diciamo che la politica deve decidere e conta di più della scienza. Detto questo, oggi vorrei affrontare tre argomenti. Il primo, il titolo ve lo spiegherò subito dopo, ma riguarda il tema dei competenti e degli incompetenti, perché ultimamente, da quando c'è al governo questa nuova coalizione, è rivenuto fuori improvvisamente il tema della competenza, i tecnici, e questo governo è incompetente, e voglio affrontare questo tema in maniera critica. Poi vi parlerò più in generale del libro e poi farò un approfondimento sul tema delle fake news che noi trattiamo nel capitolo quarto del libro. Dunque, questo signore è Solgenizzi, no? un dissidente del periodo sovietico. In russo obras, la parola obras vuol dire forma, e quindi la formazione, la parola è abrasovania. Solgenizzi contrappose quelli che lui chiamava obrazovanshina, quindi persone formate ma che non hanno interiorizzato alcuni valori fondamentali, li contrapponeva all'intelligent, che nella tradizione russa è l'intellettuale che ha comunque una missione e ha interiorizzato certi valori. E ovviamente per lui gli obrazovanshina erano i tecnocrati del periodo sovietico. Persone formate tecnicamente ma che non avevano chiaramente dei valori fondanti nella loro azione. E ovviamente nella tradizione russa la contrapposizione era non solo rispetto agli intellettuali ma anche rispetto al popolo. Ecco, qualche tempo fa il Fatto Quotidiano ha pubblicato questo inedito di Sartori. È un pezzettino molto breve in cui Sartori dice che sostanzialmente il popolo spesso sbaglia, ma ha diritto di sbagliare, e il problema è l'incompetenza dei competenti, che lui chiama, chiamava per la sua verve toscana, asini raglianti. Sostanzialmente Sartori dice che la democrazia è un sistema molto complesso, più complesso da gestire ovviamente da sistemi autoritari, e per farlo funzionare bisogna ovviamente convincere il demos, trovare il consenso, ma il demos ha diritto a sbagliare. Per lui, che scriveva questo pezzo nel 2007, il problema era la questione della mancanza di competenza nei competenti, in coloro che dovrebbero guidare le decisioni politiche. Questo per dire che nel nostro libro, e poi vi assicuro che ogni affermazione è abbastanza giustificata, abbiamo più di 300 riferimenti bibliografici, quindi adesso io semplifico con delle affermazioni magari che possono sembrare generalizzanti, ma la nostra tesi è che quello che viene chiamato populismo è il risultato di un approccio tecnocratico da parte dell'elite che degli ultimi 20 o 30 anni, ovvero tecnocrazia e populismo sono due facce della stessa medaglia, ma dal nostro punto di vista è arrivata prima la tecnocrazia a cercare di ridurre in qualsiasi modo, velocizzare le decisioni e ridurre gli spazi di dibattito, e questo ha creato, non solo questo, ovviamente c'è anche la crisi economica, però ha creato le basi per l'affermarsi di quello che viene chiamato anche impropriamente populismo e sovranismo.
Se vi ricordate, questo era il titolo del Sole 24 Ore quando si insediò il governo Monti: fate presto per lo spread. Allora, a parte il fatto che la crisi del 2007-2008, che si è poi propagata, era una crisi di debito privato, non era una crisi di debito pubblico, e che l'Italia dal punto di vista del debito privato è messa molto meglio di gran parte degli altri paesi, ma le ricette che sono state adottate si fondavano su un modello che diceva che se il debito pubblico supera il 90% del prodotto interno lordo, questo provoca una riduzione della crescita e una spirale crescente del debito pubblico e quindi i problemi di default. Uno studente, questo è un modello che era stato elaborato da Reinert e Rogoff. Uno studente di dottorato che doveva fare la tua tesi aveva provato a replicare, nella scienza si cerca di replicare i risultati. Facendo questo lavoro ha scoperto che il modello era sbagliato perché c'era un errore di calcolo nel foglio Excel sottostante. E quindi tutte le ricette su cui si basa l'austerità si fondavano su un modello errato. E però non è cambiato niente, no? Nel senso che solo il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto questo errore, ma la Troica o la Germania o gli altri sostenitori dell'austerità sono andati avanti imperterriti a proporre l'austerità come metodo per uscire dalla crisi, mentre evidentemente empiricamente è dimostrato che se si riduce l'input nell'economia, la riduzione del debito è inferiore a quello che si perde in termini di punti percentuali di prodotto interno lordo. Così come è evidente, e non voglio entrare in tecnicalità, che la regola del 3% del trattato di Maastricht è una regola così arbitraria, non c'è nessuna ricetta e nessuna evidenza empirica che se uno ha il 3 o il 3, 5 o il 4 questo ha un impatto sulla crescita, sull'aumento delle opportunità, la riduzione della disuguaglianza, è un criterio arbitrariamente selezionato. Quindi questo per dire che in un certo senso, ovviamente io insegno all'università e non è che invito le persone a essere incompetenti, e ovvio che ma non basta la competenza. Questo discorso che è nato negli ultimi periodi in Italia sulla competenza è un discorso semplicemente, come dire, strumentale di una parte dell'elite che non vogliono ancora capire perché, quali sono le ragioni di quello che è successo nel dicembre 2016 con il referendum e a marzo del 2018. E non vogliono prendere atto degli errori compiuti, e quindi adesso, siccome c'è questo governo che magari avrà anche degli incompetenti, ma sembra che il problema fondamentale sia quello della competenza. La competenza da sola non basta, perché questi economisti sono competenti, però hanno elaborato un modello errato, e poi nessuno nella professione degli economisti ortodossi si è preoccupato di dire no, questo modello non funziona e bisogna passare a una ricetta diversa. Quindi questo è un messaggio che fa riferimento all'attualità e che è un po' in linea con i temi del nostro libro. Allora, questo è il libro. E non so se lo vedete, comunque diciamo una serie di capitoli. Noi sosteniamo che il ruolo, cioè come la scienza viene usata per sostenere decisioni politiche o in generale nei dibattiti pubblici, quindi anche con la società, dipende da tre fattori fondamentali, che uno è l'incertezza nella conoscenza scientifica stessa, il secondo sono gli interessi e il terzo sono i valori. Quindi nel primo capitolo
parliamo di un programma che è noto come evidence-based policy, la politica basata sull'evidenza, lanciato da Blair negli anni 90, sostanzialmente per sottrarre le decisioni politiche alla discrezionalità, ad esempio di chi le fa, ma non so, di chi lavorava nella sanità, nella scuola, per sottoporle al fatto quello che funziona, what works is what matters, quello che funziona è quello che è importante. Facciamo le analisi scientifiche che ci diranno automaticamente quale le decisioni da prendere, cioè una sorta di depoliticizzazione delle politiche che ovviamente dal suo punto di vista aveva anche l'obiettivo interno di buttare a mare il metodo socialdemocratico del vecchio Labour e quindi il metodo in un certo senso della concertazione, della ricerca del consenso. Nel secondo capitolo spieghiamo cosa intendiamo per incertezza dell'evidenza. Allora, la condizione, diciamo, esistenziale della scienza è quella dell'incertezza epistemica. Che cosa vuol dire? Che in ogni dato momento possiamo approssimare la verità, ma non la possiamo raggiungere perché ci sono dei limiti. I limiti sono: non riusciamo a misurare in maniera esatta tutte le variabili importanti, oppure non le riusciamo ad osservare, oppure in ogni dato momento i nostri modelli teorici sono sottospecificati rispetto alla complessità. Quindi la scienza cerca di approssimarsi alla verità, ma ha sempre un certo grado di incertezza. Ovviamente ci sono aree dove questa incertezza è più alta e aree dove è più bassa, ma una delle questioni fondamentali del nostro libro è mettere in evidenza che, come mi aveva insegnato il mio professore durante il dottorato, solo in matematica teorica si può parlare di prova, forse neanche in fisica, cioè solo in matematica c'è la prova. In tutti gli altri campi delle scienze si evidenziano relazioni probabilistiche, ci si avvicina a quella che può essere la verità con la V maiuscola, ma non la si raggiunge mai. È pertanto difficile marchiare a fuoco un risultato scientifico che automaticamente si traduca in una decisione politica. Tutte le volte che noi abbiamo fatto degli studi per la Commissione europea arrivava alla fine la richiesta di fare le policy recommendation, cioè le raccomandazioni di politica, e praticamente di dire quello che derivava automaticamente dai nostri risultati. Molte volte per noi era difficile. Perché? Perché anche se uno fa un esperimento, l'esperimento ha una grande validità interna, ovvero in quel contesto ti aiuta a ritrovare una relazione causale. Ma per poterla generalizzare ad altri contesti bisogna replicarli, bisogna farne molti. E quindi, da un punto di vista scientifico, non è perché vogliamo fare sempre i produttori di dubbi, ma da un punto di vista scientifico tirare direttamente da uno studio delle implicazioni è abbastanza pericoloso, perché i risultati devono essere replicati. E infatti molto spesso ci veniva da, poi non lo facevamo mai, di fare la presentazione e iniziarla con un pezzo di una poesia di Montale, da Ossi di Seppia, che si intitola Non chiederci parola, che mondi possa aprirti, solo qualche storta sillaba possiamo dirti ciò che non siamo e ciò che non vogliamo. Ovvero, alla fine però, se uno lavora per i politici deve comunque provare a fornire delle soluzioni, ovviamente cercando di mettere sempre in evidenza i cosiddetti disclaimer, i limiti dell'evidenza che si produce. Però la nostra esperienza di questi anni è che è un rapporto molto complesso. È un rapporto molto complesso perché, da un lato, chi prende le decisioni politiche vorrebbe ridurre l'incertezza e quindi dire questo funziona, lo faccio. Dall'altro, gli interessi economici, e qui bisogna distinguere tra quelli concentrati e quelli diffusi, per capire, concentrati, diciamo, i grossi poteri economici o in associazione o direttamente le multinazionali che fanno lobby a Bruxelles,
gli interessi diffusi, i consumatori, no? Che magari hanno meno rappresentanza. Gli interessi economici forti invece hanno interesse a creare incertezza, cioè la strategia dei grandi poteri economici è di comprare evidenza per creare incertezza. Tant'è vero che noi citiamo un libro americano che si intitola Merchants of Doubts, mercanti di dubbi, perché la strategia da un lato, chi vuole prendere le decisioni vuole ridurre le incertezze e dire questo funziona, dall'altro per evitare e bloccare e rallentare le decisioni politiche gli interessi economici cercano di aumentare l'incertezza. Poi per chi è interessato l'ultimo capitolo, ma non si vede? L'ultimo capitolo del nostro libro è stato pubblicato in inglese nel Journal of Institutional Economics, dove noi abbiamo sviluppato una modellizzazione, cioè un modello di quello che diciamo alla fine. E quello che diciamo alla fine sostanzialmente è che a seconda dei temi che vengono trattati può essere più adatto utilizzare appunto gli esperti, lasciarci decidere agli scienziati. A volte invece è meglio raccogliere le informazioni attraverso la consultazione dei cittadini. E poi noi parliamo di una terza soluzione che chiamiamo il metodo avversariale, che sarebbe quello di provare a riprodurre nel contesto delle politiche pubbliche il metodo del processo penale, no? Dove ci sono due parti che portano la loro evidenza e il giudice che alla fine decide. Quindi la nostra posizione non è che per forza non si può mai usare la scienza o che va sempre meglio consultare i cittadini, no, che ci sono diversi problemi di politica che possono richiedere diverse soluzioni, e in questo articolo in inglese c'è anche un modello di teoria dei giochi che dimostra sotto quali condizioni alcune soluzioni sono migliori di altre. Poi un altro libro che ho appena pubblicato, che è un po' in relazione con Scienza in Vendita, è sulle piattaforme e soprattutto sulla sharing economy, perché così come in Scienza in Vendita, anche in questo libro cerco di un po' di decostruire le retoriche e i miti che vengono costruiti su determinate tematiche. Questo ve l'ho messo solo per chi potrebbe essere interessato. Quindi il nostro modello molto semplicemente considera tre dimensioni: interessi che possono essere diffusi, i consumatori, o concentrati, ad esempio le lobby del tabacco, i valori che possono essere rispetto a una determinata questione non c'è conflitto di valori o invece c'è conflitto di valori, e infine l'incertezza epistemica che può essere bassa o alta. E in questo modello abbiamo fatto, soprattutto nel capitolo 6, abbiamo posizionato alcuni temi che forse si vedono meglio qui, ad esempio il caso delle malattie vascolari, il caso dei vaccini e il caso dell'immigrazione. Ad esempio, forse qualcuno di voi avrà letto che recentemente un ricercatore ha scoperto che negli anni 60 il principale nemico è diventato il colesterolo e non lo zucchero, perché la lobby dello zucchero aveva pagato uno studioso per fare uno studio che addebitava l'alta incidenza degli infarti negli Stati Uniti d'America ai grassi e non allo zucchero. E per lunghi anni si è andata avanti in questo modo. Come si vede in questo caso, qual è il tema? Ovviamente non c'è conflitto di valori, perché siamo tutti d'accordo che vogliamo aumentare l'aspettativa di vita di tutti e ridurre l'incidenza delle malattie. Poi gli interessi in questo caso sono concentrati, perché ovviamente da un lato l'industria dello zucchero voleva proteggere i propri prodotti e dall'altro i produttori di farmaci contro il colesterolo avevano interesse. Il problema qual è? Che rispetto a questo tema l'incertezza epistemica è elevata,
Cioè qui si sta parlando di epidemiologia. L'epidemiologia è una scienza che ha un grado di incertezza e di precisione molto, di incertezza più alta e precisione più bassa rispetto, non lo so, alla fisica che si fa in laboratorio. In epidemiologia si utilizzano grandi quantità di dati sulla popolazione e si cerca, senza avere la possibilità di fare esperimenti, di associare determinati comportamenti o fattori all'insorgere della, diciamo, alla morbosità, all'insorgere del, della morbosità nel senso medico, all'insorgere della malattia, alla prevalenza della morbosità. E però è un'operazione abbastanza difficile. Quando c'è incertezza sistemica, ecco che si apre lo spazio per la manipolazione della scienza. Nel caso dei vaccini, in realtà, è molto strano quello che è successo nel caso dei vaccini e non si capirebbe se uno non guardasse un po' anche agli aspetti di psicologia sociale, perché la scienza medica è pressoché unanime sul fatto che i vaccini servono, no? Quindi l'incertezza sistemica è bassa. Non ci sono interessi economici fondamentali in gioco, perché comunque ormai non è che le compagnie farmaceutiche fanno grandi soldi. È però un tema valoriale, cioè attorno ai vaccini si è sviluppato un conflitto valoriale, per cui io personalmente li farei vaccinare anche se fossero piccoli adesso i miei figli, però mi rendo conto, osservando, che l'approccio dirigistico dall'alto, no, di imporre le cose per decreto, non ha funzionato, perché comunque sono formate delle opinioni e il governo deve tenere conto anche delle opinioni dei suoi cittadini. Anche nel caso che possano essere basate su informazioni non corrette e emozioni, e magari ci sono quelli che approfittano, no? E sono imprenditori delle emozioni, ma una volta che si è formato questo conflitto valoriale deve essere affrontato e non è che un decreto lo risolve, no? Come abbiamo visto. Per cui questa interazione tra livello di incertezza nella comunità scientifica, quali interessi sono in gioco e se c'è o meno conflitto valoriale, hanno un impatto fondamentale sull'interazione tra scienza, politica e società. Per parlare del tema dei valori, vi faccio questo breve esempio. Immaginiamo che noi qui siamo valori e ruolo della scienza. Immaginiamo che noi siamo qui a questo dibattito a parlare del mio libro. Ma siamo in America, dove arrivano i tornadi, no? E improvvisamente c'è il rischio che questo tornado passi e asfalti questo palazzo, e quindi noi dobbiamo decidere se rimanere dentro o scappare, perché potrebbe darsi che il tornado non passi di qui, ma se invece passa da un'altra parte, appena usciamo ci prende. In questo caso tutti noi non abbiamo conflitto di valori, vogliamo salvarci la vita. E in questo caso, se gli scienziati, i meteorologi ci danno l'informazione, in questo caso l'informazione sarà presa da noi per prendere una decisione molto probabilmente consensuale. Ma immaginiamoci di nuovo di essere qui dentro e essere il consiglio di autogoverno di un piccolo paesino dell'America, quella profonda, che deve decidere se adottare o no, permettere o no l'aborto. In questo caso il conflitto valoriale è talmente forte che nessuna forma di conoscenza scientifica lo potrà mai risolvere. Perché mentre nel caso del tornado l'evidenza è usata per valutare il problema, valutare le alternative e poi prendere una decisione, perché siamo tutti d'accordo rispetto al valore di fondo che è la vita, nel caso dell'aborto sostanzialmente l'evidenza viene tirata, usata per razionalizzare, per giustificare una decisione, quindi, e viene usata in maniera opposta dalle due fazioni. Lo stesso vale, se ci pensate, c'è stato ieri il cambiamento climatico, no? A parte che in realtà ci sono modelli che analizzano le previsioni, non è neanche così sicuro che ci siano queste conseguenze in lungo periodo, ma in ogni caso, nonostante ci sia consenso
al 90% nella comunità scientifica che il cambiamento sia antropogenetico, ovvero causato dalle attività umane, questo consenso nella società, in vari sondaggi, in vari paesi, è attorno al 50-60%. Perché purtroppo su questa tematica si formano delle tifoserie, così come sui vaccini, e alcune persone sviluppano la loro identità sociale ponendosi in contrasto, no, al consenso scientifico. E questo provoca una polarizzazione, così come sui vaccini, che è difficile da rompere. Pertanto è evidente che quando ci sono di mezzo dei valori non basta la scienza per risolvere i problemi. E voi mi potreste chiedere, allora a cosa serve? Ecco, in questo caso noi riteniamo che aumentare invece che ridurre gli spazi di dibattito e di deliberazione democratica possa aiutare, perché in ogni caso le azioni dall'alto di tipo tecnocratico non hanno sortito i risultati attesi. Quindi quando c'è un conflitto valoriale, la scienza non è che deve essere dimenticata, deve essere comunque consultata, ma non ci si può aspettare che solo sulla base dei risultati scientifici si possa risolvere un tema di dibattito pubblico sul quale ci si è formata un cleavage, una frattura tra due parti contrapposte. Scusate un attimo. E quindi volevo chiudere parlando delle fake news. Anche qui la nostra tesi, espressa in maniera provocatoria, è che le fake news siano una fake news, ovvero che, come ha fatto anche qualche ex Presidente del Consiglio d'Italia, che la retorica delle fake news e della post-verità sia anche un modo per le élite di autoassolversi, ovvero come se la Brexit, Trump, il referendum del dicembre in Italia, le elezioni del 4 marzo potessero spiegarsi semplicemente perché la maggior parte delle persone sono stupide e hanno letto le fake news. Non è così. E spesso le fake news, questa è una slide che faccio vedere sempre ai miei studenti, ce ne sono tante sui giornali. Qualche mese fa il Fondo Monetario Internazionale, no, il Financial Times, proprio mentre si stava formando il nuovo governo, dice che gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani, no? Io ho visto sto titolo e sono andato a controllare i dati. In realtà il dato era il prodotto interno lordo pro capite, è vero, quella informazione era vera, ma se uno va a vedere il prodotto nazionale lordo pro capite, quello degli italiani è di 2.000 euro più alto degli spagnoli. Se va a vedere il reddito disponibile italiano, è 2.000 euro maggiore di quello degli spagnoli. Perché? Vabbè, qui ci vuole un po' di contabilità nazionale. Perché il prodotto nazionale lordo toglie quegli investimenti o uscite che vanno a pagare il capitale straniero. Quindi la Spagna ha un prodotto interno lordo più alto pro capite, ma noi abbiamo un prodotto nazionale lordo e un reddito disponibile più alto. Perché? Perché l'economia italiana è ancora meno controllata da capitali stranieri di quella spagnola, perché vuol dire che una parte di quel prodotto interno lordo va a remunerare i capitali tedeschi soprattutto. E quindi se uno va a vedere cosa viene in tasca al singolo individuo, non è vero che gli spagnoli sono più ricchi degli italiani. Ora, questi sono ragionamenti banalissimi, cioè che chiunque scriva nel Financial Times sa di contabilità nazionale e può andare a vedere i dati. Quindi uno deve chiedersi, ma perché questo titolo? Ovviamente è un titolo manipolato e prodotto con finalità politiche. Io questa la definirei una fake news, però è uscita su un giornale, non è uscita su internet. Questo solo per introdurre quello che noi spieghiamo nel libro. Sostanzialmente
bisogna guardare a tre aspetti. Le prime sono le scorciatoie mentali, che sarebbero le euristiche, che sono il fondamento di tutto questo nuovo filone di studi di comportamentalisti. La secondo fattore sono le reti, ma non reti, le reti sociali e l'identità sociale, e solo alla fine arriva la tecnologia. Sostanzialmente questi due famosi studiosi israeliani, Kahneman e Tversky, che sono degli psicologi, poi Kahneman ha vinto nel 2001 il premio Nobel per l'economia, hanno dimostrato con vari esperimenti che si può semplificare: abbiamo un sistema 1 che è lo stesso delle lucertole e che reagisce distinto, e un sistema 2 che è quello che sta nella neocorteccia che si è sviluppata dopo, dove noi riflettiamo. Gran parte delle nostre decisioni vengono prese dal sistema 1 e quindi siamo tutti noi irrazionali in maniera prevedibile. Per cui a volte ragioniamo in base alla euristica dell'affettività, che quindi è il pathos, no? Se pensiamo alla retorica secondo Aristotele. Abbiamo un bias della conferma, cioè cerchiamo informazioni che confermino le nostre idee. Ci fidiamo del messaggero, quindi se ce lo dice Salvini ci crediamo, e abbiamo quello che viene definito realismo ingenuo: se io penso così è perché sono razionale, se tu non la pensi come me o non sei informato o sei in malafede. E poi abbiamo anche un sovraccarico di cognitivo che ci impedisce di processare in maniera adeguata tutte le informazioni. Il secondo elemento sono il fatto che noi siamo immersi in reti di contatti sociali che ci aiutano a produrre una nostra identità sociale, e poi ovviamente ci sono i filtri algoritmici, no? Che sostanzialmente ci incanalano verso determinate informazioni. Ma quello che noi sosteniamo è che la tecnologia arriva dopo due caratteristiche che sono comunque esistevano anche prima di internet. La tecnologia ha solamente amplificato questi due aspetti. Queste, vabbè, le possiamo saltare. Qui una serie di euristiche che servono, che funzionano, cioè il bandwagon effect, che vorrebbe dire se altri lo fanno lo faccio anch'io, insomma una serie di scorciatoie che però secondo me è troppo tecnico a trattare. Allora, una componente importante della nostra identità viene definita dall'ambiente sociale di riferimento e ci dà un'identità. Ogni gruppo sociale ha un suo nucleo di credenze che è importante per il mantenimento di questa identità individuale e di gruppo. Alcuni esperimenti che hanno usato questa tecnica dell'fMRI per vedere quali parti del cervello si attivano hanno fatto vedere che noi processiamo le credenze che fanno parte del nostro gruppo, dell'identità sociale, in un'area diversa del cervello da quella che utilizziamo quando sviluppiamo un ragionamento razionale. Pertanto, quello che succede purtroppo è che a volte le informazioni che ci danno in più non vengono processate se mettono in discussione la nostra identità sociale. Questo si chiama letteratura politically motivated reasoning, ovvero un ragionamento politicamente motivato. Se noi ci siamo identificati con quelli che sono contro i vaccini o ci identifichiamo con quelli che non credono alla minaccia ambientale, è molto improbabile che informazioni in più ci facciano cambiare idea, in poche parole. È così, perché noi filtriamo le informazioni per proteggere la nostra identità sociale. Quindi, poi alla fine vi spiegherò quindi perché secondo me le fake news non cambiano molto. Quindi ci sono vari esperimenti che dimostrano che perché si formano delle tifoserie sostanzialmente, perché si forma la polarizzazione. Okay? Poi c'è un altro fattore che i sociologi ci conoscevano da molto prima delle reti internet, che è l'omofilia. Tendiamo ad associarci a persone simili a noi.
Ovviamente questo fattore è stato amplificato dalle reti, perché come vedete da questo grafico, nella maggior parte dei casi noi su Facebook abbiamo amici del nostro stesso profilo ideologico, okay? Raramente abbiamo contatti con persone di un'opinione politica diversa dalla nostra e scambiamo poche informazioni con persone che sono dall'altra parte dello spettro politico. Quindi le reti non fanno altro che rafforzare quei processi di identità sociale e quei processi anche di formazione distorta delle idee euristiche, che sono comunque fenomeni non necessariamente tecnologici. La tecnologia li amplifica. Inoltre, non valutiamo bene le fonti. Lo grafico a destra dimostra che una bufala e una informazione scientifica su Facebook ha lo stesso ciclo di vita. Perché ci fidiamo del messaggero? Se ce lo manda un nostro amico, allora va bene. Quindi sui due lati, alla fine, la bufala o la notizia scientifica non fanno differenza. Infine, questa vignetta vi spiega come funzionano gli algoritmi, no? Io l'ho tradotta. La prima dice: ho sentito le retoriche di entrambi le parti, è ora che faccio la mia ricerca sulla verità. Faccio la ricerca e il primo link che mi viene fuori è quello che conferma le mie idee. Ma che strano. Ovviamente, perché Google ti ha studiato, gli algoritmi ti hanno profilato e quindi ti fanno venire fuori la prima cosa che tu vuoi leggere. Quindi questo è effettivamente l'effetto delle tecnologie. Però quello che voglio dire io è che le fake news non avranno magari spostato l'1 o il 2%, ma se la gente ha votato Brexit, se la gente ha votato Trump o ha votato contro il referendum costituzionale o ha votato per Lega 5 Stelle, non è assolutamente il risultato delle fake news. Perché comunque erano processi identitari già formati e quindi semplicemente, ad esempio, in America molte persone di sinistra non sono andate a votare perché invece che Sanders aveva vinto Hillary Clinton. E poi queste fake news dei russi a favore di Trump avranno spostato, non lo so, un 1%, ma attribuire, come ha fatto il nostro ex Presidente del Consiglio, come si chiama? Aspetta, Renzi, la sconfitta al referendum, alle fake news, è una bufala completa, perché comunque con questa polarizzazione sono pochi i voti che si possono spostare. E poi sinceramente questa spiegare la Brexit, ho letto degli articoli del 2016 di questi i vecchi senza denti hanno votato per uscire, ma cioè questa è una mancanza di rispetto verso la democrazia. Cioè la democrazia è fatta, la gente decide e le decisioni devono essere rispettate, mentre ci sono tanti intellettuali e esponenti dell'elite che hanno tirato fuori dei commenti dopo la Brexit, Trump, il referendum, che sono assolutamente, appunto, da abrasvanscina o da, come diceva Sartori, competenti incompetenti o asini raglianti. E sostanzialmente questa qui è un modello di come in realtà c'è un'interazione, appunto, tra le tecnologie e i processi socio-psicologici di formazione delle idee. Che appunto la polarizzazione esiste, la tecnologia semplicemente l'amplifica. Come possiamo pensare che Brexit eccetera siano state determinate e poi dopo questa cosa la Commissione Europea ha creato un comitato, linee guida che sembrerebbero a un certo punto voler limitare la libertà d'espressione, no? Per fare dare delle etichette ai diversi siti. Secondo noi questa, diciamo, è un'esagerazione. E anche molte strategie, ad esempio come questa, no? Che è uscita credo all'opera dell'Associazione Nazionale dei Medici: ho curato il cancro con il bicarbonato di sodio. Questo tipo di approccio
secondo noi, non abbiamo prove, è una nostra ipotesi, ha l'esatto esito opposto di quello che vuole avere, perché rafforza l'identità contro e crea tanti napalm come quello che ci ha fatto vedere Crozza, no? Persone che vivono un sentimento di oltraggio perenne, perché sostanzialmente con quella campagna stai dicendo alla persona: sei un imbecille, fidati della scienza. Io mi fido della scienza e non prendo il bicarbonato, però, come dire, se vuoi convincere qualcuno a fare così, forse non è quella campagna lo strumento migliore. E diciamo, adesso per lasciare un po' spazio agli interventi, mi fermerei qua. Beh, ringraziamo Codagnone per questo intervento molto molto stimolante, ha sollevato tantissimi temi e anche detto cose molto controintuitive rispetto a quello che si sente normalmente. Quindi aprirei subito alle domande, a commenti. Prego. No, se può servire, in ambito italiano c'è l'Università di Venezia che sta facendo delle interessanti ricerche a proposito, soprattutto di, hanno analizzato pagine di social network, in particolare su scienza o chi ha un atteggiamento, diciamo, più sospettoso, appunto, poi che ovviamente si delinea anche con pratiche di antivaccini, eccetera. E ovviamente faceva vedere, dimostra di base sotto tutte le ricerche dei social network italiani, dove non c'è di base comunicazione fra le due sfere, e poi c'è anche tutta una ricerca proprio sulle fake news, cioè sul modo, anzi, le pagine che fanno l'attività di debunking, quindi di cercare di togliere le fake news dai social network, in realtà fa dimostrare come l'effetto è quasi nullo se non opposto, quindi non so se c'è ricercatori come Quattro Ciocchi, Zollo. Ecco, loro hanno fatto proprio una, non so se l'aveva avuto modo. Conosco il lavoro di Quattro Ciocchi, però, che è uscito dopo che abbiamo finito di pubblicare il libro. Sì, sapevo di questi studi che stava facendo. Il tema è, data questa situazione, come si può cambiare? Non ho una risposta. Nel senso che oggettivamente succede questo, c'è una polarizzazione e il debunking delle fake news non funziona, però è una situazione preoccupante, no? In che modo potremmo ricostruire una sfera pubblica e un dibattito pubblico un po' meno da stadio e un po' meno distorto? Questo, non diamo risposta a questo nel libro, ci siamo limitati a sfatare l'idea che le fake news hanno fatto perdere quei governi, ma effettivamente c'è questa polarizzazione e bisognerebbe pensare come romperla. Allora faccio domanda io. Ma che c'è di male col relativismo e il postmodernismo? Cioè, ovviamente in qualsiasi approccio o posizione ci sono degli aspetti eccessivi, ma non... La seconda cosa, le polarizzazioni spesso sono frutto dei media, perché ad esempio io mi occupo di vaccini da tempo, se tu entri nel dettaglio tu vedi che ci sono almeno in Italia almeno 7, 8, 9 diverse posizioni rispetto alle politiche vaccinarie. E quella Provax e Novax è un artefatto che hanno prodotto fondamentalmente i media e alcuni scienziati, altri hanno posizioni diverse. Quindi a volte noi ci soffermiamo, lavoriamo su degli artefatti che hanno costruito altri attori. Rispondo alle due domande, non so, adesso la prima è un po' più tecnica, anche perché io conosco bene il background metodologico di Gian Pietro,
nel senso, nelle forme più spinte, il relativismo e il postmodernismo nelle scienze soprattutto sociali, diciamo che sostiene, semplificando, che anything goes, cioè che ci sono modi assolutamente diversi di affrontare la realtà e che sostanzialmente si possono fare ricerche qualitative e quantitative. Io devo dire, non c'è niente di male sul relativismo e il postmodernismo. In un certo senso, senza essere positivista, senza essere positivisti, però noi pensiamo che anche nelle scienze umane e sociali si possa cercare di riprodurre quel processo di approssimazione alla verità che, utilizzando il metodo scientifico delle scienze dure, e su questo ovviamente ci sono posizioni, perché io poi inizialmente, andando via d'economia, mi ero dedicato più a un tipo di analisi qualitativa, però se uno a un certo punto vuole riuscire ad approcciare la causalità, credo che i metodi, il metodo ipotetico deduttivo che cerca di riprodurre le tecniche delle scienze naturali sia più consono del, ma poi ovviamente ci sono altri metodi qualitativi. Poi posso dire anche una cosa personale, no? Nel senso che è quasi un'autocritica. Io ho fatto l'economia e poi ho scelto sociologia. Diciamo che i confini epistemologici della sociologia sono più labili di quelli dell'economia, e questo secondo me riduce il livello di meritocrazia nel reclutamento del corpo accademico. Quindi diciamo che è che io ho sperimentato e quindi sono tornato un po' indietro, cioè preferisco un approccio più ipotetico deduttivo, però non c'è niente di male essere postmodernisti e relativisti, semplicemente noi volevamo dire critichiamo questi metodi ma li stiamo usando, era questo il messaggio. La seconda domanda, chiaro, anche a me verrebbe da dire che, cioè, è la cosa più semplice da fare, che dire questa polarizzazione incolpare i media, no? E quindi di conseguenza andare a vedere che spesso i giornalisti, quelli che dovrebbero occuparsi di divulgazione scientifica, non fanno a sufficienza il loro lavoro, perché quando leggete sul giornale il nuovo studio dice che X produce Y, se poi andate a leggervi l'articolo, lo studio dice sì, con un grado di probabilità dell'X%, tenendo conto di questi limiti, di quest'altro, eccetera, forse è così. Ovviamente tutto questo viene semplificato, però credo che limitarsi ai media sia una semplificazione. È vero, c'è un ruolo dei media, ma secondo me è anche un problema politico. Nel senso che qualche anno fa Barca pubblicò questo documento Barca, che è passato nel dimenticatoio, ma c'era un concetto che a me era piaciuto, quello della mobilitazione cognitiva, cioè c'era bisogno di mobilitare cognitivamente le persone. E questo secondo me si deve fare faccia a faccia. Sostanzialmente dal 2007 fino a che hanno fatto il botto nel 2013, che è quello che ha fatto Grillo a modo suo, cioè è andato in giro per l'Italia a spiegare il suo punto di vista. Questo che ad esempio alcuni partiti non fanno più, per cui in parte sono i media, ma in parte far rinascere il dibattito e renderlo più variegato è anche una questione politica, nel senso dei partiti politici. Ma ovviamente sembra antistorico quello che dico, perché ormai si parla di partiti liquidi, non c'è più il partito di massa, però non credo che si possa addebitare questo esclusivamente ai media e ai giornalisti. Solo una considerazione, visto che abbiamo parlato del metodo anche, diciamo,
diciamo, positivista o comunque un metodo scientifico applicato alle scienze sociali. La mia percezione da economista, che nel mondo degli economisti questo ideale di un metodo scientifico condiviso per valutare la verità delle proposizioni scientifiche e tutto quanto, fa dei grossissimi danni. Fa dei danni a chi cerca di analizzare l'economia in una prospettiva meno inquadrabile nelle tecniche quantitative esistenti, per cui alla fine cosa succede? Che noi abbiamo un linguaggio logico formale che è quello dei modelli formalizzati, che riduce l'oggetto di osservazione a un oggetto quantificabile con il quale poter fare poi dei test empirici, e lì si perde in questo passaggio un sacco di contenuto che invece altri approcci possono permettersi di sviluppare, per esempio gli istituzionalisti, oppure anche soltanto un approccio più storico all'economia. Oggi gli storici dell'economia non sono considerati tecnicamente degli scienziati, invece quelli che usano il linguaggio logico formale e la prova empirica tradizionale usando l'econometria, quelli lì sì, oppure gli sperimentalisti che possono ripetere gli esperimenti si pregiano, diciamo, siccome c'è una ripetibilità, di un metodo scientifico. In realtà ci sono fior di economisti del passato che hanno detto cose molto interessanti, penso a Schumpeter, penso a Keynes, penso allo stesso Marx, penso a Minsky, penso a un sacco di individualità. E chi se ne frega? No, la falsificabilità, parliamone, voglio dire. Certo, se noi pensiamo che una teoria debba essere a tutti i costi falsificabile, ovviamente escludiamo tutta una serie di approcci, escludiamo la psicanalisi dalla definizione di qualche cosa di scientifico, escludiamo l'economia istituzionalista, storica, eccetera, eccetera, e restringiamo il campo della scienza a un determinato binario. Non puoi dare una spiegazione causale, ma puoi fare comunque rispetto. Io sono quello che dice è vero, perché da voi in economia c'è l'estremo opposto rispetto alla sociologia. La sociologia è totalmente un pluralismo paradigmatico, non c'è, no, il paradigma nel senso di cui c'è un totale. Da voi ovviamente c'è questa ortodossia neoclassica che è asfittica. Però diciamo, è come sono ai due estremi opposti, sociologia e economia. Sono d'accordo con te che a volte la quantificazione ti fa perdere delle informazioni di contesto, dei contenuti, che puoi magari capire solo facendo un caso, la thick description, no? Di un caso di studio approfondito dove riporti tutte le cose. Il problema è che poi dal caso di studio è difficile che tu puoi solo su un caso di studio dire se una politica ha funzionato o non ha funzionato, no? Nel senso, se tu vuoi dire le politiche attive del mercato del lavoro, ci sono tutti i modelli di Ekman, no, che ti aiutano a cercare un metodo controfattuale per capire se l'investimento ha servito o no. Si possono unire i due metodi e poi magari interpretare i risultati quantitativi alla luce di un'evidenza più qualitativa e dargli ricchezza, però cioè, è un trade-off sostanzialmente, o fai una cosa o fai l'altra. Io ho fatto la prima, quella un po' più qualitativa, per tanto tempo, adesso sono tornata a quella quantitativa. Allora, per animare, perché continuo sul tema. Allora, intanto dovremmo dimenticare la parola scienza, cioè non esiste la scienza, esistono le scienze, ce ne sono tante. Norsettina, una sociologa della scienza, parla di comunità epistemiche, cioè di comunità in cui hanno modi di conoscere diversi. Ciò che è evidenza in una certa comunità scientifica non lo è in un'altra, e ciò che è prova in una non lo è in un'altra. Il metodo sperimentale è assolutamente minoritario all'interno delle scienze. Sono molto poche le scienze che usano il metodo sperimentale.
E non si fanno esperimenti in astronomia, non si fanno esperimenti in geologia, non si fanno esperimenti, o se ne fanno molto pochi in altre discipline. Quindi far passare il metodo sperimentale come il metodo scientifico è veramente una costruzione retorica. Tenete presente che, ad esempio, poi i confini fra le scienze, fra scienza e sono veramente labili. Pensate a settori di punta come, non so, faccio un esempio, l'astrobiologia. L'astrobiologia stanno occupando che cos'è il concetto di vita, cos'è la vita, c'è vita su Marte, e stanno utilizzando modelli concettuali che qualche anno fa erano considerati pseudoscienza e attualmente si stanno muovendo in quelle direzioni. Allora, sarebbe veramente molto più sano ripensare le scienze e la scienza in modi diversi da quelli che noi abbiamo. E lo stesso metodo a cui tu sei molto legato, ipotetico e deduttivo, anche questo è una costruzione idealistica. Se noi vediamo come ragionano gli scienziati, ragionano secondo metafore, analogie, sono questi i modelli di ragionamento che vengono utilizzati. Però poi il metodo ipotetico deduttivo l'abbiamo usato come un tipo ideale, poi la pratica non è proprio... Era una composizione a quello induttivo, insomma, no? Cioè, ma entrambi sono due modelli ideali che poi non vengono applicati, e chi si è occupato, diciamo, dagli anni 70 in poi di studi sociali della scienza, come avvengono le scoperte nei laboratori, scopre che questi sono dei modelli ideali che poi non vengono applicati nella procedura. Comunque non ho sostenuto la superiorità di questo metodo, semplicemente ho detto che è il metodo con cui mi piace lavorare, in cui lavoro, però io sono abbastanza eclettico e ho usato altri metodi, ma mi ritrovo di più in questo. Poi è vero che Kuhn, la sociologia della scienza, dimostra che a volte anche nella comunità scientifica le scoperte arrivano magari secondo dei protocolli non standard, è vero. Però diciamo che in determinate aree il metodo sperimentale continua a dare dei buoni risultati, soprattutto se tu devi valutare le possibili conseguenze di regolamentazione sui consumatori, e facendo degli esperimenti vedi queste cose rispetto a un'intervista, a un questionario dove le persone ti riportano le informazioni, osservare il comportamento secondo me ti dà una misura più affidabile di quello che la gente ti racconta. Grazie. Se mi era permesso, volevo commentare un attimo sulla questione, appunto, relativismo, metodo scientifico, perché secondo me si fa confusione molto spesso quando si usano le parole. Ormai il relativismo può voler dire molte cose, a volte è utile fare dei distinguo, perché diciamo per relativismo si possono intendere fondamentalmente due cose, cioè potrebbero intendersene di più, ma due principali. La prima è che stabilisce l'equipollenza di qualsiasi posizione, quindi la fondamentale incomparabilità di sistemi teorici diversi. La seconda è quella che esclude, diciamo, l'esistenza di una verità assoluta, stabile, statica, ma che non esclude la possibilità di comparare sistemi teorici diversi ordinandoli dal migliore al peggiore secondo criteri che possono essere molto diversi. Di sicuro non può essere quello dell'avvicinamento asintotico a una ipotetica verità con la V maiuscola, perché semplicemente se conoscessimo l'esistenza di questo asintoto lo avremmo già trovato, quindi non possiamo affermarlo con certezza. Io quando penso al metodo scientifico penso fondamentalmente al tentativo di stabilire una sorta di onestà intellettuale, per cui cercare di trovare un sistema per cui quello che dici può essere verificato dal tuo interlocutore in un qualche modo. E il metodo sperimentale, il metodo, diciamo, scientifico, a mio avviso, per mantenere fedeltà a questo principio dell'onestà intellettuale, dovrebbe adattarsi all'oggetto del proprio studio. Cioè il metodo sperimentale funziona laddove è possibile isolare un certo campo. Se lo riesci a isolare, chiaramente lo hai modificato, ma se riesci un pochino a giustificare il motivo per cui quello che hai tolto
non è rilevante per il tuo esperimento, sei stato onesto con il tuo interlocutore perché lui può ripetere la stessa cosa ed eventualmente trarre conclusioni diverse. Mentre ci sono però dei campi in cui già isolare un contenuto è una mossa teorica molto forte e non facilmente giustificabile. Per esempio l'economista Menger non favoriva proprio esplicitamente un metodo logico deduttivo, lui si dichiarava induttivista, però di fatto riteneva che fosse possibile isolare l'economico dalla sfera dei comportamenti sociali. Molti economisti, anche se si dichiarano deduttivi, di fatto fanno questo. E questo però ha fatto sì che l'economia vivesse un isolamento rispetto ad altre discipline come la sociologia, fino a diventare molto astratta nel senso di lontana dalla possibilità di descrivere i fatti reali, per cui proprio per l'economia è un fatto importante. Però di nuovo il postmodernismo a mio avviso è un relativismo nocivo perché ricade sotto l'ombrello dello scetticismo, quindi paradossalmente in una posizione dogmatica che impedisce il confronto delle opinioni non polarizzato. Postmodernismo sarebbe, tu hai dato due... A mio avviso è la versione deleteria, quella che impedisce... Quella dell'equipollenza. Sì, a mio avviso impedisce il confronto. Poi, ovviamente, come tutte le questioni sul postmodernismo, c'è molto postmodernismo implicato e è facile essere in disaccordo. Però, appunto, nel disaccordo è importante potersi confrontare e senza, diciamo, l'idea che sia possibile confrontarsi è veramente difficile recuperare un dibattito che si è perduto. Mi scuso se questa non era veramente una domanda. No, sono dei commenti rilevanti e anzi mi permettono di specificare meglio alcune cose. Esattamente per noi, noi per relativismo intendevamo la tua prima definizione, ovvero quello che tutto è uguale e quindi non c'è confronto. E da un certo punto di vista quello che noi facciamo è un'operazione di onestà, proprio per dire, a noi piace fare questi esperimenti oppure fare studi quasi sperimentali, ma siamo consapevoli dei limiti. E quello che chiediamo è la stessa onestà intellettuale alla formulazione delle politiche, ovvero invece di dire evidence-based policy, vogliamo delle evidence-informed policy, ovvero il decisore dice abbiamo fatto questo studio, alla fine ci siamo informati con la scienza, però la decisione finale è questa perché abbiamo convenuto che questi benefici siano più importanti di questi costi e abbiamo fatto una scelta che non potrà mai essere pareto ottimale, questo è. Quindi sostanzialmente l'onestà intellettuale dello studioso è quella che abbiamo messo in questo libro, è quella che chiediamo al decisore politico. Esplicitare delle scelte partendo dal presupposto che quasi mai le comunità epistemiche ti possono dare una soluzione interamente determinata per dire sì, questa è la politica migliore, ma che bisogna avvicinarla. Poi ovviamente gli esperimenti sono valutati rispetto alla validità interna, la validità di costrutto e la validità ecologica. È evidente che se tu semplifichi il contesto, cioè in a strip down setting, cioè in setting che sono semplificati, è più facile provare a testare alcune ipotesi teoriche. Però ovviamente facendo così perdi di realismo, cioè di quella che viene chiamata la validità ecologica. E quindi è un continuo processo col bilancino, no? Da un lato vuoi avere una situazione che puoi completamente controllare in modo che puoi verificare aspetti più teorici, ma poi dall'altro se lo fai troppo così ti dicono sì, ma questo non è realistico. Quindi è un bilancino che ha tre dimensioni, interna, di costrutto, ecologica, anzi poi c'è quella esterna, la generale visibilità, e alla fine basta mettere in condizioni gli altri di criticarti e o di replicare il tuo studio e vedere se funziona, però è esattamente come hai detto. Allora,
provo a formulare la domanda perché le cose sono veramente tante e proverò anche a essere breve. La decisione politica, la presenza dei media come mediatori fra gli usufruitori, i politici e in parte anche la comunità scientifica, e il mondo che è cambiato in una maniera talmente brusca e veloce in così poco tempo, non è un po', cioè, anche una pretesa eccessiva che sia i politici che la comunità scientifica, che i media, che gli stessi cittadini abbiano una capacità di risposta così veloce? Nel senso, immagino quando ho votato io la prima volta a 18 anni non avevo nessuno strumento, la mia enciclopedia Treccani, De Agostini a casa, penso TG1 e TG2 che davano qualche notizia, e quindi prendevo delle decisioni che da allora fino adesso in 30-40 anni sono cambiate in una maniera drastica. Adesso ci sono i partiti che comunicano con Instagram, si nutrono delle informazioni modello Cambridge Analytica, ma alla fine non è che ci hanno capito niente di più della tribuna politica di Enzo Biagi. Guardi, il suo intervento mette in evidenza una questione fondamentale che è quella del tempo. Uno dei problemi principali facendo ricerca per il decisore politico è che i tempi del ricercatore e quelli del decisore sono totalmente, forse noi nella ricerca siamo quelli che ancora vanno più lenti di tutti, cioè per fare una ricerca fatta bene hai bisogno di minimo un anno e mezzo, 2 anni, e quando ti chiama il decisore politico la risposta ieri. Quindi questo fatto della velocità eccetera eccetera è vero, però la scienza ancora non va a quella velocità lì. Sicuramente purtroppo noi siamo obbligati ad andare più veloci di quando Marx andava nella British Library a scrivere Il Capitale, o Weber o Durkheim, insomma i padri fondatori della sociologia avevano dei tempi diversi, però questo del tempo pertanto è un problema, no? Però il problema è che se tu vuoi un'evidenza, un minimo di evidenza per la decisione di dibattito, devi aspettare, a meno che non fai una richiesta su cose note, allora fai una rassegna della letteratura, ti dice gli studi dicono questo, ma se no il problema dei tempi, cioè uno dei conflitti, delle tensioni fondamentali tra il ricercatore e il decisore politico è proprio quello del tempo, nel senso abbiamo dei cicli completamente diversi, e spesso e volentieri per me era difficile convincere altri studiosi quando dicevo i tempi di uno studio a partecipare, perché cioè, no, è impossibile, è pseudoscienza in 6 mesi. Quindi quello della variabile tempo è una variabile critica, e quello che ha detto è perfettamente corretto, nel senso andiamo così tutti veloci che poi pretendere un approccio razionale di tutte le parti è difficile. Allora, per quanto riguarda le fake news, molto spesso l'argomento, l'abbiamo visto anche con la storia dei vaccini, ovviamente, che abbiamo ripreso anche stamattina, ieri abbiamo fatto un dibattito che potrebbe essere, dal mio punto di vista, un tentativo di uscire da questa polarizzazione, nel senso di provare a mettere in connessione, diciamo, mondi che al momento si accusano l'uno con l'altro. Però un argomento che veramente spesso viene usato anche in modo artificioso è quello di accusare chi la pensa in modo diverso non solo di essere vittima di fake news, ma anche di essere non scientifico, cioè si usa la scienza come un'arma per delegittimare l'argomento dell'avversario. Ecco, dato che anche la stessa definizione di scienza è abbastanza sfumata, no? Quindi abbiamo già visto che ci sono qui dentro posizioni leggermente diverse, insomma, su che cosa è scienza, su che cosa non lo sia. Chiaramente anche questa accusa di non essere supportato dalla scienza, di portare degli argomenti non scientifici di fronte ai miei che invece sono rigorosamente scientifici,
è un problema, sì o no? Cioè, nel senso. No, certo, probabilmente è proprio quello che cerchiamo di dire noi, nel senso, anche perché cerchiamo di utilizzare l'approccio socio-psicologico e comportamentalista, è esattamente questo. La nostra è una critica all'utilizzo delle fake news da parte dell'elite per squalificare una determinata posizione. Poi uno può essere intimamente convinto che bisogna far vaccinare i figli, però non parlare, perché quegli altri non usano evidenza scientifica, non porta alla soluzione del problema. Sono perfettamente d'accordo. Quindi questo utilizzo a, come dire, le fake news, populisti e sovranisti usano solo le fake news, è una semplificazione in primo luogo, ed è una semplificazione che non aiuta a superare il problema, cioè quello è il nocciolo della questione, è il nocciolo, insomma, del nostro libro, che dice: a noi piace fare la ricerca, ma praticamente stiamo dicendo, ma noi non possiamo risolvere tutto noi, bisogna parlare con i cittadini, bisogna considerare gli interessi, bisogna considerare i valori, sostanzialmente è proprio evitare questo approccio scientista e tecnocratico, sostanzialmente, anche se uno è intimamente convinto che la scienza dura esista e che sia meglio delle opinioni, no? Però in ogni caso, in una democrazia devi riuscire ad arrivare al consenso e convincere l'altra parte, non puoi partire squalificandolo, ma devi cercare. Poi lì ci interviene quello che io ho chiamato il realismo ingenuo, per cui tutti noi, se abbiamo un'idea, pensiamo che l'abbiamo ottenuta razionalmente, e se qualcun altro non la pensa come noi, allora o non è informato o è in malafede. Questo succede, tutta la letteratura sui conflitti, dal conflitto israelo-palestinese alla mia separazione, praticamente ci si convince che io sono obiettivo, no? Non è che una posizione personale, se l'altro non mi dà ragione, o non è informato o è in malafede. E questo è lo stesso processo nel dibattito su tematici. Quindi sono dei meccanismi anche psicologici che devono essere rotti, altrimenti non c'è possibilità di dialogo. Buongiorno. Sul fatto di, cioè, quando c'è una fake news, sicuramente si taccia qualcuno di fake news, sicuramente un problema c'è, perché sennò un altro non lo vede. Ma io mi ricordo tempo fa che leggevo su giornali, su fonti diverse, quando c'è un miglioramento genetico di un ortaggio, di un qualcosa, insomma, di prodotto. E per me sì, c'è un miglioramento genetico, perché tu puoi rendere più resistente una vegetazione, però di fatto distruggi della biodiversità. Ed ebbi una discussione con un professore quando io gli dicevo che il miglioramento genetico ai fini di costruire della frutta senza semi è un monopolio da parte di un potere economico, perché poi col brevetto ti costringe a comprare i semi, eccetera, eccetera. Lui mi diceva: ma no, lei non deve leggere queste cose, deve leggere articoli scientifici, perché noi ci lavoriamo sopra. Dico: sì, va bene, però in effetti, a parte che spesso anche la ricerca viene un po' indotta, no? Soprattutto nella ricerca scientifica, con l'agrochimica, eccetera, eccetera. Tu mi vieni a dire che c'è un prodotto resistente, quando poi chi mi vende le sementi me le vende con un fitofarmaco annesso, e quindi sta resistenza non c'è. Cioè, sono tutte cose anche di questo genere, perché adesso con la produzione scientifica che sta aumentando tantissimo, cioè uno si trova veramente a disagio anche nello scegliere gli articoli di riferimento per fare uno studio, un lavoro, eccetera, perché ci sono poteri economici
che devono realizzare il profitto comunque. Questo è un ulteriore argomento a favore del fatto che bisogna comunque adottare un metodo deliberativo e non dire lo dice la scienza, questa è la decisione, perché lei ha toccato due temi fondamentali. Primo, che scientificamente può essere vero che il nuovo prodotto è geneticamente superiore, e anche diamo per scontato che sia vero, e poi però ci sono degli altri criteri che non sono scientifici, ma possono essere, cioè che non sono quelli di quella scienza, ma di un'altra, che sono: è un beneficio o un costo rispetto a determinati gruppi di cittadini di interesse? Questa è un'altra questione, il cui il professore non può dirle: ah, lei non legga questo, quello è il tipico atteggiamento scientista. Certo, io ti ho prodotto una roba che non è semi, è meglio o peggio? E questo l'elemento, noi poi vabbè, lì lo scriviamo meglio nel libro, c'è un elemento prescrittivo, cioè di che cos'è meglio, che deve essere deciso. La scienza ti dà un risultato, ma poi c'è ancora da valutare se il risultato sia positivo o meno, e forse quella valutazione richiede, non potrà avere un risultato scientifico, ma richiede un dibattito. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che oggettivamente c'è un'esplosione della produzione scientifica che pone anche il semplice cittadino, ma cioè, anche io sono studioso, ma in certi campi, no, se devo informarmi, non conosco la letteratura, di fronte a dei problemi. E poi in questo momento, insomma, negli ultimi 5 anni si dibatte moltissimo della crisi di replicabilità dei risultati, perché spesso alcuni risultati, anche sperimentali, non vengono replicati. Questo crea... ma perché succede questo? Ci sono, secondo me, delle spiegazioni legate agli incentivi perversi della carriera accademica e delle riviste. Nessuno pubblica risultati negativi, cioè tutti devono pubblicare un risultato in cui la ipotesi viene confermata, e quindi molti fanno quello che viene chiamato cherry picking, cioè torturano i dati e pubblicano, scegliendo qua e là quello che sia, che ha un p-test, cioè un significativo. Quindi molte di queste cose non sarebbero dovute essere pubblicate, perché magari era un risultato tirato per i capelli, però devi passare da associato ordinario, c'è bisogno di un articolo in più, lo pubblichi. Poi arriva un altro che non riesce a replicare quel risultato, perché il risultato era, tra virgolette, sgrauso, nel senso sì, sei riuscito a farlo passare alla rivista, ma dietro non c'era qualcosa di solido. Premetto che mi sento un po' un pesce fuor d'acqua, perché non sono né ricercatore né appassionato di queste cose, non me ne intendo granché, però ascoltandola, e sono arrivato anche in ritardo tra l'altro, quindi probabilmente mi sono perso delle cose, mi veniva in mente un sacerdote, certo Ivan Illich, che intorno agli anni 60... è un grande della filosofia, ma anche della scienza. Molte delle sue ricerche sulla scienza noi le abbiamo capite dopo 30 anni, sulla scuola, sui trasporti e così via. Mi veniva in mente proprio lui perché, risalendo ad un pensatore del Medioevo,
Diceva che le prove che noi chiamiamo scientifiche alla fine sono discutibili a seconda del punto di vista da cui le guardi e dai valori che tu poni alla base della tua umanità. Perché nel momento in cui entri nella logica del profitto è diverso dalla logica della piena realizzazione del sé, per esempio in altre discipline. E mi veniva questa riflessione, che non porta sicuramente un contributo al vostro dibattito, ma credo che noi siamo oggi nelle condizioni di avere iperproduzione testi scientifici, più o meno scientifici, più o meno manipolati, più o meno ordinati e pagati in ogni campo. Mi chiedo però quanto questo serva a noi tutti, noi occidentali ma anche in altri mondi, per fare un mondo migliore e un uomo più uomo. Noi non ci siamo posti nel libro questo bello obiettivo, questa bella riflessione, però sotto sotto dentro di noi c'è quella idea che si potrebbe utilizzare la informazione e la conoscenza per migliorare le condizioni di vita, e quindi però diciamo siamo rimasti a un livello molto più operativo, parlando di politiche settoriali tipo quelle dei consumatori, oppure il tema della scuola, l'utilizzo degli indicatori composti che vengono manipolati e poi i genitori scrivono. Però oggettivamente quello che dice lei è giusto, nel senso che questa enorme produzione scientifica, il fatto che la scienza sia diventata la moneta di scambio tra lobbisti e decisori politici, non ci aiuta in quella direzione lì, e forse bisogna seguire altre direzioni, no? Una ricerca magari della spiritualità, ma non necessariamente attraverso la religione, no? Attraverso la meditazione, altre forme. Però concordo che diciamo, l'iperproduttivismo scientifico sembrerebbe in questo momento che non è guidato in una direzione particolare, ma d'altra parte in un mondo così frammentato e complesso è quasi inevitabile, purtroppo. Bene, ti ringraziamo molto per anche le risposte e il non essere sulla difensiva. Ecco, questa è una cosa, un atteggiamento mentale che hanno pochi ricercatori, cioè essere molto più aperti ad accogliere senza difendere le proprie posizioni. Quindi grazie ancora, e adesso passiamo al secondo testo, al secondo ricordo.